Buongiorno a tutti voi. Dopo 7 mesi di attività di Milanesi in Portineria, il vostro canale, ideato da chi vi parla, Paolo Giarrusso, e dal nostro editor video e videomaker Gabriele Ardemagni, è il caso di fare un minimo di punto della situazione. Ci stiamo avvicinando, io direi anche a grandi passi, a buoni passi, sicuramente verso il primo nostro step, il primo nostro obiettivo. Lo possiamo anche citare: 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione. Ma al contempo è tempo, scusate la ripetizione, di ringraziamenti. Ringraziamenti che hanno visto il nostro canale andare un po' su tutti i quotidiani e gli organi di stampa. E quindi i ringraziamenti vanno a Gian Giacomo Schiavi del Corriere della Sera, a Simona Bertuzzi di Libero, a Nicola Materi del Giornale, a Alessandra Risotto del Giornale Metropolitano, a Silvia Rosio di Riflettori Su e anche a Radio 24, a Isoradio, a Radio Lombardia. Insomma, chiedo scusa per chi magari ho dimenticato in questo excursus, abbraccio, ma gli ultimi ringraziamenti vanno a Rai 2 e ai Fatti Vostri, a regista e ideatore Michele Guardì, ai grandi autori Cristina Serra e Davide Giuliani, perché hanno fatto sì che avessi l'onore davvero di essere ospite il 5 ottobre della trasmissione in diretta dei Fatti Vostri, per raccontare la mia storia, la vostra storia, oltre che del canale, di chi vi parla, del giornalista Custode Bontaloro, definito forse l'unico in Italia. I ringraziamenti vanno fatti, ma anche la riproposizione per chi lo volesse rivedere, o la proposizione per chi lo volesse vedere ex novo, dell'inserto di questa chiacchierata fatta con Salvo Sottile, che ringrazio anch'egli per il tatto, la delicatezza, la professionalità e l'umanità con cui ha fatto l'intervista a chi vi parla. Noi ve lo vogliamo riproporre, questo inserto dura 12 minuti circa, anche meno, e quindi è da godersi tutto perché io ho avuto una delle più grandi esperienze umane e professionali e per questo voglio ringraziare chi già ho citato. Quindi vi invito all'ascolto e alla visione. Certo, vi invito anche ad iscrivervi perché il passaggio televisivo ha portato decine di iscritti e quello vorrei che continuasse anche dopo questa visione sul nostro canale. E noi siamo all'ultima storia di oggi, una storia un po' particolare, perché vi devo raccontare la storia di un collega, un giornalista con 40 anni di esperienza che per una serie di vicissitudini ha dovuto cambiare completamente lavoro, diventando il portiere di un grande condominio a Milano. Però non si è mai arreso e oggi è l'uomo, che è l'unico portiere giornalista in Italia che realizza interviste anche nel cortile, per le scale e nei locali condominiali. Non ci credete? E invece è vero. Signore e signori, Paolo Giarrusso. Buongiorno. Buongiorno Salvo. Benvenuto Paolo. Grazie Salvo. Ci diamo del tu, Sì. Visto che siamo colleghi. Esatto. Allora, giornalista e portiere, no? Sì. Sono due lavori molto diversi tra Direi loro. di sì. Sì. Infatti io sono in difficoltà se devo presentare Ah. un biglietto da visita perché non so cosa mettere. Se metto tutte e due le cose devo spiegare ed è lungo. Allora scelgo giornalista, ma prossimamente sarà anche fatta la pila dei bigliettini da custode. Vabbè, ma hai trovato dei punti in comune tra questi due mestieri? Sì, perché c'è da coordinare soprattutto. Sì. Io ho fatto gli ultimi anni in televisione a Sì. Telenova come coordinatore di redazione. E secondo me, ho detto questo all'amministratore di condominio quando sono stato assunto il 1º giugno del 2015 in portineria. Questo è un super condominio, 10 scale, 200 appartamenti, 370 persone, 10 esercizi commerciali. Io ho detto è una mega redazione umana. È Ed è vero, vero. è Quindi vero. coordinare quello è la più grande similitudine tra le due cose che sono completamente diverse. Poi bisogna mediare, avere pazienza, dialogare, essere decisi, Infatti ti ammiro decidere. molto, ti ammiro Paolo, perché io non sarei capace di gestire tutto questo
mondo del condominio. Tra l'altro so che hai iniziato a fare il giornalista 50 anni fa, sì, in una radio privata, no? Ti occupavi di calcio? Sì, un po' meno di 50 anni, però sono 40 sicuri. Nel 77, sì, Nova Radio era la radio del gruppo di Famiglia Cristiana e ho iniziato a fare... Le telecronache. Senti, ma una curiosità, ma come si facevano le telecronache senza i telefonini, senza i cellulari? Allora, l'aneddoto spiega tutto. Sì. Io ho iniziato a fare le radiocronache sopra una cassa di bibite vuote, per vedere meglio, dal bar dei distinti di San Siro, col telefono a gettone. Sì. Il telefono a gettone... Siete collegati con lo stadio di San Siro, eccetera, eccetera. Me ne fai un pezzettino di telecronaca? Siete collegati con lo stadio di San Siro, Milan-Catanzaro è la partita di scena quest'oggi, valida per la quarta giornata di Serie A e via di questo passo. Però poi telefono... se arrivava uno che doveva telefonare? Bene, Milan-Catanzaro è capitato, quindi telefonata interurbana a Catanzaro, sì, tanti gettoni... facevo segno che avrei dato subito il telefono, è tutto per ora, linea allo studio. Track, prego, sperando che non segnassero, perché sennò dovevo sgomitare per riprendere il telefono. Poi quando il signore aveva terminato la lunga, o si spera un po' meno lunga, interurbana, io di nuovo col gettone mi mettevano in linea. Siete ricollegati con lo stadio di San Siro per quanto riguarda il primo tempo, ventesimo, eccetera, eccetera. Così. Bravo Paolo. Senti, dalla radio sei passato alla televisione, ma certo, purtroppo le cose non sono andate come speravi e ti sei trovato in difficoltà. Mi sono trovato in difficoltà e per un anno io ho scelto di andare via, ma con ottimi rapporti lasciati con Telenova, però la china era inevitabilmente discendente. Io non sono uno che aspetta il terremoto e le macerie conseguenti, quindi ho scelto di andare via. Un anno benissimo, le collaborazioni, poi è crollato tutto, crisi economica, 500-600 euro al mese. Non riuscivi a viverci. Un figlio, di cui forse dopo parleremo un attimo, ma ho dovuto e voluto anche chiedere aiuto, non me ne vergogno, alla Caritas ambrosiana, che mi ha fornito gli emolumenti necessari per prendere un affitto a prezzo più calmerato. Finché un tuo amico un giorno, sì, ti ha proposto un lavoro completamente diverso. Completamente diverso, perché questo mio amico, che è papà di un amico di mio figlio, mi disse, era il 2015, guarda, so che non è quello che vorresti. Io ho detto, aspetta a dirlo, vediamo. Ma il nostro custode va in pensione, se vuoi darci il curriculum. Erano lui e sua moglie nel cortile della scuola di mio figlio che faceva le medie. Io ho detto, no, figurati, ci mancherebbe altro. Gliel'hai dato subito. Non ho timore, ogni lavoro ha una grande dignità, ed è vero. E avevo bisogno e... E sei andato. E sono andato. Il tuo lavoro di giornalista, no? Deve anche gestire una serie di emergenze. Ti ha aiutato in qualche modo anche col mestiere di custode? Per C'hai Marco, qualche circostanza, sì, in cui, sai, ti è venuto utile? Come la legge di Murphy o quella di Fantozzi, sì, il custode, diciamo così, che è andato in pensione, io l'ho affiancato due settimane per capire segreti, trucchi, capire il mondo in cui io... Si ruba con gli occhi, no? Sì. E... mi disse naturalmente, frasi sai che rimangono scolpite sulla pietra, perché guarda, ad agosto non succede mai nulla, stai tranquillo. Dicono tutti così. Io ero stato assunto a giugno, luglio, agosto, neanche tre mesi. A Milano c'è stato vicino a Ferragosto un nubifragio pazzesco nel 2015, sono crollati i sottotetti, infiltrazioni. Io arrivando alle 7:15 in portineria... ho visto l'acqua che scendeva dalle scale e i pompieri. Ho detto, bene, un bel battesimo, dico, dell'acqua o del fuoco, era dell'acqua in quel caso. E non sono stato preso dal panico e lì mi è arrivata in soccorso l'esperienza di coordinatore di redazione. Cioè, non farsi prendere dal panico, tranquillizzare, informare, fare un e dare ordine, ognuno un, sì, compito, un ordine delle priorità, certo, e cominciare a decidere, perché dopo si tratta di decidere, va bene? In tutti i casi, nella vita bisogna decidere, non bisogna subire la vita, bisogna contrattaccare. Bravo Paolo.
La tua passione per il giornalismo non si è mai spenta, no? No. E oggi riesci a fare entrambi i lavori. Entrambi i lavori. Quello di custode e quello di giornalista. So che fai delle interviste. Sì, perché noi abbiamo creato un canale, permettimi di citarlo, si chiama Milanesi in Portineria, canale YouTube. Naturalmente se si iscrivono, per me è uno step eccezionale, no? Perché certo, hai i tuoi step. E ho detto, la mia passione non deve morire. Non che non mi piace il custode, perché io capisco di avere due anime che si parlano tra di loro, non Dr. Jack e Mr. Hyde, ma si comunicano e si donano vicendevolmente dei valori. Ho detto, bisogna citare la propria passione per portarla di nuovo a galla, anzi di più. Ho scritto una lettera al Corriere della Sera, mi hanno risposto, Gian Giacomo Schiavi, un amico che ringrazio tantissimo, mi ha risposto e mi ha detto, ma scusa, hai fatto custode e giornalista per diversi anni, dal 2015, fai giornalista custode. E lì mi è venuto in mente il titolo, Milanesi in Portineria, compenetra un sacco di cose. E quindi fai le interviste in cortile? Sì, diciamo il più possibile nella zona condominiale. Per esempio ci sono gli esercizi commerciali che mi hanno donato i loro spazi e io ho fatto diverse interviste al ristorante, al bar, in pasticceria, nell'agenzia immobiliare. Tutti questi dipendono, senti con che orgoglio lo dico, dipendono dalla mia... Sentite il custode come esce fuori, dipendono da me! Esce l'anima del custode e invito vari ospiti perché... Ma i tuoi ospiti, quando sanno che fai anche il custode, come reagiscono? Allora, molti mi conoscevano già, per esempio, come giornalista. Poi, raccontata brevemente la storia mia, umana, uso un termine che non voglio che sia frainteso. Sono addirittura onorati, orgogliosi di poter fare l'intervista con chi ha voluto rimettersi in gioco ma non ha mollato la sua passione. E ne hanno ben d'onde. Senti, Paolo, che tu faccia il giornalista o faccia il custode, so che hai un grandissimo fan, no? Ecco, vedi, a 65 anni come ho, capita di commuoversi spesso e volentieri, lo faccio sempre, questo è il caso. E mio figlio si chiama Ludovico, ha 18 anni, quest'anno fa la maturità, adesso non mi sta guardando perché è a scuola, per fortuna. Certo. Anche il mio, se non mi preoccuperei, va bene. Lui è orgoglioso, io sono orgoglioso di lui, di com'è e di quello che ha detto una volta a 14 anni al suo allenatore. Ha detto, vedi, l'allenatore è arrabbiato per diversi motivi, vedi mister... La ruota, mio papà ha detto che gira. Mio papà, scusa, l'ha fatta girare. E questa è una frase che io mi ricorderò sempre. Io ero davanti in una macchina con lui, ho pianto, non mi sono voltato, però sono orgoglioso di lui. Ecco. E lui, penso, sia orgoglioso di me. Io penso che tuo figlio... è orgogliosissimo di avere un papà che ci ha portato oggi un racconto straordinario di grande dignità e ci ha insegnato che non bisogna mai perdersi d'animo, c'è sempre una grande occasione. È vero, coltivare i propri sogni. Io ho un mantra, è di Eleanor Roosevelt, First Lady dell'allora presidente americano, che è: il futuro è di chi crede nella bellezza dei propri sogni. Questo io lo credo. Il futuro è di chi crede nella bellezza dei sogni. Grazie a Paolo Giarrusso, tanti in bocca al lupo per Milanesi in Portineria, questo suo nuovo canale. E noi, amici telespettatori, con questa bella storia ci avviamo alla fine di questa puntata. Bene, grazie di averci seguito sin qui e vi vorrei ricordare, proprio insieme all'editor video Gabriele Ardemagni, il fatto che continueremo con grandi interviste, con prestigiosi video, proprio per arricchirvi di quei contenuti che finora vi sono così fortemente piaciuti. Io voglio ringraziare ancora tutti gli autori, i protagonisti e Salvo Sottile in primis, perché è stato così delicato nei miei confronti, che mi hanno consentito di raccontare una storia vera, questo era l'importante. Ma dopo
il ringraziamento ulteriore a loro, va l'invito a voi di iscrivervi visitando il nostro canale, vedendo i vari video e le interviste, e iscrivendovi fate un'altra cosa: attivate la campanella, che vedrete sicuramente evidenza, perché così sarete avvisati di tutti i nostri nuovi prodotti.